Oggi nella liturgia cattolica c'è la festa dell'esaltazione della croce. Prendiamo un versetto dal Vangelo di Giovanni 3,16 che dice così: Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto ma abbia la vita eterna. Ecco, questo dare il figlio unigenito in questo contesto significa consegnarlo alla morte di croce in espiazione del peccato e per riaprire a noi la vita, la possibilità della vita eterna. Ecco, questo cosa vuol dire? Vuol dire non solo che siamo immensamente amati da Dio, immensamente, ma vuol dire che per capire questo amore, il segno più grande è Gesù crocifisso. Noi possiamo intravedere l'amore di Dio già sul piano della creazione, per il fatto che Dio ci ha dato la vita, ci ha dato la personalità capace di amare, tante doti, tanti beni della terra, eccetera. Quelli già sono segni del Creatore che ci ha voluto, però. Siccome nel mondo poi c'è tanto male pure, tanta sofferenza a volte, eccetera, e questi segni a volte non bastano, si oscurano. E allora il Signore ha mandato Gesù e in Lui ci dà un segno supremo del suo amore, massimo, capace anche di dissipare i segni contrari che ci sono nel mondo e prima di tutto anche l'odio di Satana, che a volte si esprime anche nell'odio tra le persone. Ecco, allora noi, dopo che facciamo questo grande atto di fede nell'amore di Dio, credo che tu mi ami, guardiamo a Gesù crocifisso, perché contemplando Lui possiamo capire quest'amore di Dio un po' di più. Guardando Gesù crocifisso per noi possiamo capire quanto siamo stati amati, quanto siamo preziosi agli occhi di Dio Padre che ha sacrificato veramente Gesù per noi. Ecco, allora camminiamo almeno oggi alla luce di questa parola, scoprire di più, capire di più che siamo figli amati da Dio e contemplare Gesù crocifisso come grande rivelatore dell'amore di Dio per noi. Mi ricordo una santa moderna, abbastanza famosa, che si chiama Teresa della Croce, Teresa Benedetta della Croce, prima si chiamava Edith Stein, prima di diventare suora, e lei diceva proprio nel dramma terribile della Seconda Guerra Mondiale, di tutta questa gravissima persecuzione scatenata dal nazismo contro gli ebrei, lei diceva: la croce è l'unica nostra speranza in questo mondo. Aveva capito bene che proprio il dramma del male e dell'amore di Dio si concentrano su Gesù crocifisso. Ecco, e allora anche noi possiamo fare un passo nella meditazione, nella comprensione che valiamo tanto agli occhi di Dio guardando a Gesù crocifisso. E poi stamattina quelli che vanno alla messa oppure leggono le letture a casa troveranno nella prima lettura pure un simbolo che siccome stavano morendo nel deserto perché erano caduti nella mormorazione, si erano stufati di camminare nel deserto e nascono questi serpenti velenosi, Dio attraverso Mosè li salva facendo un'asta alta, visibile, e poi mettendogli un serpente di bronzo. E Dio dice: chiunque guarderà quel serpente, dopo essere stato morso, non morirà, resterà in vita. E Gesù, proprio in questo passo, nel discorso a Nicodemo, da cui abbiamo tratto il nostro versetto, applica a sé. Dice che lui veramente questo segno alto, capace di guarire le ferite del nostro cuore e riportarci a una fede limpida che siamo immensamente amati da Dio. Ecco, per questo vi benedico. Il Signore sia con voi. Invoco, Padre Santo, la tua misericordia. Chiedo un'effusione nel tuo spirito, nella mente, nel cuore di questi tuoi figli, perché sappiano e credano
che sono amati da te. Aiutali a contemplare il tuo Figlio crocifisso per loro e da questa contemplazione attingere un'esperienza nuova e più profonda che sono veramente amati da te, come un padre ottimo ama i suoi figli. Per questo li benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, vi auguro una santa giornata e anche una bella domenica per domani.